Ma bello a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Prima di tutto vi voglio augurare una buona epifania, ma siamo tornati con una bellissima serie, ovvero la serie dei pacchetti. Ho voluto comprarmi questi pacchetti qua. Con bustate, fra virgolette, sono 5 e poi ovviamente abbiamo 3 bustine normali. Oggi ho deciso di aprirne 8. Partiamo con la prima bustina. Quanto è bello aprire le bustine. Ho visto già un volto familiare. Troviamo Rincon. Poi la spizziamo un pochino, voglio vedere, guardiamo chi verrà fuori. Della Juventus, Barzagli, primo top player, primo pacchetto. Buffon, Buffon, l'abbiamo trovato! Buffon, Gianluigi, Buffon, andiamo. Andiamo, andiamo. Poi non abbiamo vinto. Ali per volare, mamma mia, che pacchetto, pacchetto magico. Candreva e Perisic e poi 3 giocatori della Pro Vercelli, signori. Che pacchetto, ma il video può finire anche qua, direi. Secondo pacchetto. Ho visto un giocatore della Sampdoria. Oh no, ragazzi, ho visto. Cosa ho visto, ragazzi? Cosa ho visto? Icardi! Eccolo, l'avevo già visto, scusate. Bastien del Chievo Verona, ma Maurizio Icardi. Che fortuna però, ammettiamolo, questa qua è solo fortuna, anche Icardi. Due pacchetti, Barzagli, Buffon, Icardi. Basta, può finire anche qua il video, veramente. Ciao, neanche chi non c'è. Che sfortuna, non credo. Poi tre giocatori del Cittadella e Maurizio Sarri che ce l'ho già. Quindi mi aveva risultato per Sarri, però peccato che ce l'ho già. Prossimo pacchetto, ho visto un giocatore del Verona, in particolare un portiere, Nicolas Lettscher, nome impronunciabile, Lettscher comunque, Benassi, che sfortuna, 3 giocatori della Spezia. E infine Fabio Pecchia, l'allenatore dell'Hellas Verona. Adesso andiamo ad aprire questo. Me l'hanno comprato i miei nonni, quindi sapevo che dovrebbe portare parecchia fortuna, parecchia. Credo che avrò bisogno di un aiuto per le forbici. Mi sono appena munito delle forbici e andiamo a tagliare subito la confezione. Non voglio rompere cose qua. Ce l'ho fatta. Ok. Siamo ancora all'ultima roba di forbici e poi abbiamo le 5 bustine libere. Belle 5, adesso abbiamo qua le nostre belle 4 e 5 bustine, direi di proseguire. Non le so aprire le bustine io. Mamma mia, già vi cosa ho appena visto sul super giocatore. Un giocatore forte, Giacomo Bonaventura. Spero
Spezziamo un po' la squadra del Napoli, chi può essere? Via! Callejon! José María! Callejon! Che video! Che video, signori! Che video! Poi abbiamo Krizetig del Bologna. Che sfortuna, non abbiamo vinto. Tre giocatori del Cesena. E per finire, tre giocatori del Novara. Ok. Come pacchetto, tutto sommato, sono anche abbastanza contento perché Callejon e Bonaventura, proprio il massimo. Faccio un po' di pulizia. Andiamo con il quinto pacchetto di oggi. Ho già visto un giocatore del Verona. Ho spizzato così perché avevo voglia. Alex Ferrari, avevo visto un giocatore del Chievo. Infatti troviamo Cesar. Ragazzi, vi voglio dire che veramente mi manca pochi. Ho trovato tantissime carte del Chievo Verona. Poi Bastos della Lazio, giocatore molto interessante. Che sfortuna. Tre giocatori del Bari e per finire la squadra del Parma, che il Parma è in Serie B. Allora, io sono molto contento. Vediamo le carte, vi dico quante carte interessanti abbiamo trovato. Sono ben sei. Di meglio non potevo chiedere, direi. Eccole qua, così. È stato un bello spacchettamento. Ne mancano ancora di bustine. Speriamo di trovare qualcosa di bello. Ditemi qua sotto se la Befana da voi è passata. Io non ho visto niente, la tiro fuori. Com'è? È un giocatore del Cagliari. Faragò, poi interessante Spinazzola che è della, credo dovrebbe essere della, in proprietà, deve essere in prestito l'Atalanta, che dovrebbe essere della Juventus, Cyril Theroux ex Udinese, che sfortuna, tre giocatori del Brescia per finire. La maglia della Lazio che ho già doppia. Allora, vi dico, più sfiga di così non si può. Una maglia, c'ho due in tutto, ho trovato in tutta la serie due maglie. Ed è sempre la stessa. Ultimi due pacchetti, penultimo pacchetto, quindi. Può finire il video, ciao. Ho visto. Guarda, vi faccio vedere quello che ho visto. Vi faccio vedere quello che ho visto. Mare Kamsic. Po 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 po
della Fiorentina, promettente. Paloschi, stato uno dei bomber del Chievo Verona, Paloschi. Like, chi se lo ricorda. Che sfortuna. Tre giocatori del Parma per finire. La squadra del Perugia. Perfetto, questo spacchettamento è stato davvero perfetto, così. Mettiamo questo così perché sia. Perfetto. Ok, l'ultimo pacchetto di oggi, lo baciamo. Un giocatore dell'Inter, quindi è interessante, è infatti anche João Mario. Giocatore interessante, ma quest'anno è stata davvero un po' una grande delusione.
Gianluca Lapadula, dai, Bruno Pectovic, un altro doppio, tre giocatori, tre giocatori del Pescara e per finire Perisa, Perica, non so come si dica dell'Udinese. Ricapitolando tutto quello che abbiamo trovato, oggi i più forti sono Giacomo Bonaventura, Marek Hamšík, il bomber Hamšík, José María Callejón, Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, João Mário, l'ho inserito lo stesso, Mauro Icardi e Ali per volare. Va bene. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo a 50 like e quasi tutto. Ciao!